Poracci, bentornati sul mio canale. Questo effettivamente è un periodo un po' stanco per quanto riguarda le uscite su Nintendo Switch, ma come molti di voi mi hanno fatto giustamente notare, in realtà è un problema relativo, perché è facile aver accumulato in questi ultimi anni un backlog sostanzioso sulla console ibrida di Nintendo. Quindi mi avete messo un po' la pulce nell'orecchio e mi sono detto, ma fammi un po' andare a vedere in che stato è la mia collezione per Nintendo Switch e se anche io ho degli arretrati da portare a termine. E mi sono reso conto che effettivamente la situazione mi è abbastanza sfuggita di mano, un po' perché questo sta piano piano diventando il mio lavoro, un po' perché sono un compratore compulsivo, un accumulatore seriale. Mi sono ritrovato con tantissimi giochi per Nintendo Switch, almeno per quelli che sono di solito i miei standard, e ho deciso di condividere con voi lo stato attuale della mia collezione. Oggi vi farò vedere soltanto i giochi fisici, che sono circa una trentina, 32 per l'esattezza, e se il video ha un buon successo, perché no, nel prossimo vi potrei parlare di quelli che sono gli acquisti in digitale sulla mia console, che più o meno sono altrettanti. Ovviamente, poracci, siccome si tratta di parecchi video, non mi soffermerò più di tanto su ogni singolo gioco, e quando si parlerà di Collector's Edition, di cui ho già fatto l'unboxing, vi rimanderò direttamente al video dedicato. Se il video vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel like, e se siete nuovi, lo sapete, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. A 100.000 like regalo la mia collezione al primo poraccio che scrive "Poro, I love you" nei commenti. Iniziamo! Prendiamo la prima parte della collezione, seguiremo più o meno un ordine alfabetico, partendo però dalla prima eccezione, ovvero l'unico gioco giapponese che ho in collezione, comprato da me medesimo a Tokyo, e si tratta di, lo leggete, lo vedete chiarissimo, di I Am Setsuna o Setsuna, non lo so. Questo qua doveva essere un JRPG interessantissimo di stampo classico, che però purtroppo mi ha deluso tantissimo. C'è anche l'inglese nelle lingue selezionabili. Mi è venuto subito a noia, pur ispirandosi al periodo d'oro dei JRPG che a me piace tantissimo, non mi ha saputo convincere, purtroppo. È uno dei pochi giochi che, pur avendolo iniziato, non ho finito. Proseguiamo con 51 Worldwide Games, gioco che ho recensito e quindi di cui non parlerò più di tanto. L'ho pagato a prezzo pieno, ma è stato un acquisto di cui non mi pento minimamente. Proseguendo abbiamo Animal Crossing New Horizons, il live sim di Nintendo che ha salvato la quarantena di tutti noi. Se non vedete le schedine in molte di queste custodie è semplicemente perché le ho messe in un raccoglitore per averle a portata di mano e switchare rapidamente da un gioco all'altro. Poi abbiamo un bellissimo gioco ad opera di Platinum Games, Astral Chain, in versione non triangolo blu, ma multilingua. In questo caso, come molti altri, ho la Collector's Edition e quindi ne fanno un'edizione unica per tutto quanto il suolo europeo. In descrizione vi lascio il link alla playlist unboxing, dove troverete anche questo video. Andatelo a vedere perché la Limited è molto interessante. Proseguiamo con un Metroidvania indie di carattere, Axiom Verge. Esperimento bellissimo, anche questo che si rifà a un'estetica passata. Ragazzi, per me uno dei migliori Metroidvania della generazione, escluso ovviamente Hollow Knight, forse uno dei migliori giochi di questa generazione di console. Si tratta di addirittura un'edizione francese, anche di questo ho la Collectors, molto carina, non enorme ma ricca di contenuti. Proseguiamo, a proposito di Collectors piccole e scandalose, ho la collection di Bayonetta 1 e 2 in Limited Edition, uno degli unboxing più deludenti che io abbia fatto su questo canale, trovate ovviamente il link nella playlist, e c'è ancora il download code per il primo che ancora non ho riscattato perché giocai all'epoca su Xbox 360, credo. Comunque si tratta di due capolavori, peccato che l'edizione non sia niente di che, e la Collectors non valeva assolutamente il prezzo. Poi abbiamo The Binding of Isaac, gioco che probabilmente non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per voi pubblico giovanissimo, e visto che viene giocato molto spesso in stream. Questa però è un'edizione super carina, perché oltre alla cartuccia, che come vi ho detto è a portata di mano una custodia porta Switch, presenta, a differenza di gran parte dei giochi per Switch, dei simpatici adesivi che non utilizzerò mai, ma anche un libretto di istruzioni a colori, mi sembra, sì, a colori, apprezzatissimo e un po' un salto nel passato. Pagato tra l'altro una sciocchezza, è vero, un gioco che già ho consumato su Steam, ma fa sempre piacere avere in portatile. Poi un'edizione così, tanto di cappello, a Head Up e Nicalis,
che confezionano sempre delle edizioni, anche se low budget, super super ricche di contenuti. Abbiamo poi una collection di 3 JRPG storici, ovvero la Collection of Mana. Che dire, gli amanti del genere non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa raccolta, perché in questa collection è apparso per la prima volta in occidente il terzo capitolo della serie Mana, che è Trails of Mana. Esistono dei remake usciti su Switch del secondo e del terzo capitolo. Questi qua invece sono i porting rimasterizzati delle versioni originali. Un tuffo nel passato. Andando avanti, Doom del 2016, porting miracoloso. Un gioco che ho adorato, mi è piaciuto tantissimo. Probabilmente quella su Switch non è la versione migliore, ma vi dirò, giocarlo in portabilità è stato fantastico. Non sono un impallinato di risoluzione, performance, eccetera, eccetera. L'ho trovato godibilissimo. Se non l'avete provato, ve lo consiglio, perché è un FPS anche con degli elementi da Metroidvania, consigliatissimo. Aspettando tra l'altro il suo seguito, Eternal, che uscirà non si sa quando su Switch, ma uscirà. Poi abbiamo 2 giochi fitecchia, ovvero i 2 FIFA, di cui vi ho parlato nell'ultimo video unboxing. Non aggiungerò altro se non ce li ho. Poi un altro gioco di cui non posso dire nulla, perché è l'unico gioco che non ho provato, sarò sincero. Mi è capitato all'interno di un lotto e non ho mai approfondito la sua conoscenza. Si tratta di Has-Been Heroes, dagli stessi creatori della serie di Trine, ed è una sorta di roguelike che unisce elementi gestionali e di GDR strategico. Chissà, prima o poi lo proverò, ma non è tra le mie priorità. Abbiamo poi un altro gioco indie che non so se avete mai sentito, ma è carino, carino. Se avete tempo ve lo consiglio. Si tratta di Legend of Zelda, titolo nuovo, questo qua è il protagonista, è Zelda. Divertente, divertente. Purtroppo è sempre a prezzo pieno. Cavolate a parte, anche questa è un'edizione multilingua, perché ho la Collector's Edition super super fica, di cui non ho mai fatto l'unboxing, e chissà, prima o poi magari lo farò. Straconsigliato ovviamente, come è straconsigliato Link's Awakening, il remake dell'episodio uscito originariamente su Game Boy, di cui anche di questo ho la Collectors e vi ho già fatto vedere l'unboxing. Andando avanti, un gioco divertentissimo, comprato, giocato e finito, non ci crederete, è la cosa più vicina a GTA che troverete su Nintendo Switch, ed è divertente. Peccato per il frame rate abbastanza scandaloso, ma è un GTA con l'umorismo di Lego, ve lo straconsiglio. E poi un altro gioco che non ha bisogno di presentazioni, la versione deluxe di Mario Kart 8. Un altro di quegli acquisti obbligatori su Nintendo Switch. E non mi piace il fatto che sia già tutto quanto sbloccato, sostanzialmente annulla un po' la progressione all'interno del gioco, però ragazzi, che ci volete fare? Rimane comunque uno dei giochi più venduti e più importanti sulla console ibrida. Seconda parte, abbiamo un altro gioco che aspetto a giocare, perché vorrei prima farmi una certa cultura sulla serie, e si tratta di Monster Hunter Generations Ultimate. Anche questo ho pagato una sciocchezza con degli sconti da GameStop. Come avete visto nel mio ultimo video degli acquisti, sto cercando di recuperare quanti più titoli possibili relativi alla serie di Monster Hunter, perché è una di quelle serie che mi ha sempre stuzzicato ma che non ho mai giocato, e prima o poi conto di prendere il via. Intanto accumulo, ecco. A differenza di I Am Setsuna o Setsuna, non so parlare giapponese, vi consiglio, vi straconsiglio Octopath Traveler se siete degli amanti dei JRPG dell'epoca d'oro del Super Nintendo. Questo per me è un capolavoro, e tra l'altro ho l'edizione, la Collector's Edition, bellissima, forse una delle più belle che ho su Switch. Vi lascio sempre il link in descrizione all'unboxing. Ragazzi, se siete amanti del genere è straconsigliato. Poi andiamo avanti con dei JRPG, questo magari un pochino più famoso, Pokémon Spada. Giocato, finito, ho giocato anche all'espansione. Mi ha deluso tantissimo e non prendevo in mano la serie da parecchio tempo. Mi aspettavo molto molto di più. Ha molte idee buone, ha una formula vincente, ha un combat system fantastico. Peccato che la realizzazione tecnica è a dir poco scadente. Altro gioco preso insieme a Monster Hunter è Project Arise, che è un gestionale di grattacieli. So tutto di questo gioco. E praticamente li ho presi in tandem. Intanto guardate la tristezza delle custodie Switch. Li ho presi in tandem perché... Ah, è anche spaccata questa. Bene.
Li ho presi in tandem perché c'è un'offerta alla GameStop. Mi sembra io abbia speso intorno ai 20 euro per entrambi in totale. Quindi prima o poi lo proverò, non lo so. Un grandissimo platform, questo sì che ve lo straconsiglio. Lunghissimo, divertentissimo, bellissimo e un solo tantissimo per Rayman Legends Definitive Edition. Sul serio, è un gioco ormai datato, appartenente anche alla precedente generazione di console, però questa è l'edizione definitiva. È divertente come platform in 2D, ha uno stile grafico pazzesco, disegnato a mano praticamente, ed è ricco, 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 ricco di contenuto e vi occuperà tantissime ore di gioco. Cioè, per dirvi, tra questo e New Super Mario Bros. U Deluxe, o come si chiama, sceglierei tutta la vita questo. Infatti questo c'ho in collezione e Super Mario Bros. No. Poi un gioco che ho preso recentemente, mi sono scordato di farvi vedere, è Rime, in edizione italiana. Conto di iniziarlo il prima possibile. Deve essere una sorta di gioco ispirato alla poesia di The Legend of Zelda. Edizione molto figa, c'è anche un libretto delle istruzioni e include anche il codice per scaricare la colonna sonora Deluxe. Pazzesco. Purtroppo sapevo che la versione per Switch presentava un sacco di problemi di framerate, ma dovrebbero averli sistemati. Andando avanti, uno dei titoli di punta dell'offerta online di Nintendo, Splatoon 2, divertentissimo, non pensavo, mi ha sorpreso piacevolmente, sono stato costretto praticamente da voi utenti Twitch a portarlo in live, ma non mi ispirava fiducia, ma devo dire che mi sono dovuto ricredere e forse è uno dei giochi più divertenti online su Nintendo Switch. Non dico nulla, Super Mario Odyssey, ragazzi, per me uno dei migliori Mario in 3D di sempre e quindi per estensione uno dei migliori platform 3D di tutti i tempi. Veramente straconsigliato. Proseguiamo con il mio amatissimo Super Smash Bros. Ultimate, di cui ho la Limited Edition, ormai introvabile, che includeva anche il controller GameCube e il suo adattatore. Un gioco abbastanza random che è Tetris 99, e direte, ma Poro, perché l'hai comprato? È gratis. Beh, sappiate che l'edizione fisica contiene anche un'iscrizione da 12 mesi per Nintendo Switch Online. E siccome il gioco costa una ventina di euro, è praticamente regalata. Proseguiamo con Toki, grandissimo remake di un platform che ha segnato gli arcade fine anni 80, inizio anni 90, ora non ricordo benissimo. Adorabile, in un'edizione comprata in Francia, che è la Retro Collector Edition, di cui vi consiglio di andare a vedere il mio unboxing. Poi, uno dei giochi che più mi ha traumatizzato, e ha traumatizzato anche qualche utente in live, Travis Strikes Again, di Suda51, spin-off della serie No More Heroes. Ragazzi, l'idea è carina, un buon gioco multiplayer, ma ha delle scelte di design folli, tipiche di Suda51, e vi garantisco che metterà un gioco che metterà alla prova la vostra pazienza, soprattutto nelle fasi di avventura grafica, avventura testuale anzi. Poi ve li faccio vedere assieme. Abbiamo due grandissimi JRPG, due opere sensazionali che hanno segnato la storia di Nintendo e dei giochi di ruolo giapponesi. Di entrambi ho le Collector's Edition monolitiche. Andatevi assolutamente a recuperare il mio unboxing e se non avete mai giocato agli Xenoblade Chronicles, mi raccomando ragazzi, recuperateli il prima possibile, anche perché vi garantiranno ore e ore di divertimento e grinding. Andando avanti, ho fatto un casino. E si tratta di Warriors Orochi, di cui vi ho parlato in uno dei miei ultimi video acquisti. Un Musou che devo ancora giocare, pagato una sciocchezza, una decina di euro. E per finire, Poracci, un gioco importantissimo perché si tratta del remake di Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, uscito originariamente su Sega Master System. E, oltre ad essere un remake fatto come si deve, completamente ridisegnato a mano da zero, l'edizione, ancora una volta, di Head Up è forse una delle più ricche mai viste all'interno di un gioco Nintendo Switch. Abbiamo la cover reversibile dal gusto retro, un portachiavi di una delle forme che può assumere il protagonista, carinissimo, un mini disco da mettere all'interno del GameCube con una selection della colonna sonora ed anche il libretto di istruzioni. Viva la Nicalis, viva Head Up Studios, viva tutti quanti e viva chi si impegna a fare queste operazioni per dare un senso alle edizioni fisiche che purtroppo molto spesso non hanno più.
Ragazzi, questi qua erano tutti i giochi fisici che ho per Nintendo Switch. So che mancano dei nomi importanti, come ad esempio Donkey Kong, il gioco di Kirby, il gioco di Yoshi, New Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Prima o poi recupererò tutto. Purtroppo devo dare priorità a delle cose piuttosto che ad altre, non giocando solo su Nintendo Switch, ma anche sulle altre console e non avendo un budget illimitato. Comunque, sono abbastanza fiero della mia collezione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E soprattutto ditemi invece le vostre di collezioni come sono strutturate. Sono così corpose? Sono più organiche? Comprate anche voi a caso? Prima di salutarci, come al solito ragazzi, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per aiutarmi a crescere con il canale, ma allo stesso tempo per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, ho fatto un casino, ciao!